Michela e Alessandra per un video sull'osteopatia. Quindi io giocherò un ruolo da intervistatrice in questo video e iniziamo subito con che cos'è l'osteopatia. L'osteopatia è una professione sanitaria individuata come professione sanitaria recentemente ed è un approccio manuale che può essere integrato alla medicina tradizionale. L'osteopatia sì, è una terapia manuale e si avvale di una valutazione osteopatica e di determinate domande che vanno un pochettino a percorrere tutto il passato del paziente. Infatti si vanno a indagare oltre al dolore per cui il paziente solitamente viene dall'osteopata, tante diverse aree e tutti i traumi che il paziente ha avuto. Dopodiché viene fatta una valutazione osteopatica al paziente, dove vengono fatti fare dei movimenti attivi e passivi, e poi si va a ricercare la disfunzione somatica dove c'è una restrizione di mobilità, e questa restrizione di mobilità può essere trattata in diversi modi. Esatto, le tecniche principali osteopatiche cambiano rispetto al paziente, rispetto al soggetto, e possono comprendere la sfera muscoloscheletrica, la sfera viscerale, la sfera cranica o la sfera fasciale. Ovviamente l'esame obiettivo è concentrato su il dolore del paziente o della condizione che lamenta il paziente. Se invece il paziente non presenta nessun tipo di dolore o di condizione, allora c'è un esame posturale dove appunto si ricercano le zone di restrizione articolare o una densità a livello fasciale. Una cosa importante da dire è che solitamente il paziente si reca dall'osteopata quando ha un dolore, ma l'osteopatia è molto importante perché è di natura anche preventiva, quindi in teoria il nostro obiettivo è quello di portare il corpo a una corretta omeostasi e da lì mantenerla, quindi vedere il paziente non più settimanalmente ma a lungo termine, e quindi rivederlo dopo magari un mese, due mesi, e andare a togliere tutti quei sovraccarichi che magari si è costruito nel tempo. In questo siamo andate a lavorare anche con Silvia, perché soprattutto sulla sua spalla, in quanto lei diceva che aveva un po' di apprensione al movimento e aveva una lassità legamentosa. Per lavorare con la sua lassità legamentosa, oltre ad approcciare più la componente muscoloscheletrica, ci siamo fatti aiutare da un laureato in scienze motorie per la componente di esercizi, cioè è una parte di cui l'osteopata solitamente non si avvale, perché sappiamo gli esercizi migliori che possono essere dati, ma sicuramente una persona esterna in questo senso può essere più adatta. Un'altra cosa fondamentale dell'osteopatia è che l'osteopata ricerca la causa del dolore, quindi non agisce direttamente in loco, o potrebbe non agire direttamente in loco, che è un po' la differenza con il fisioterapista. Se il fisioterapista mira alla riabilitazione di un'articolazione, per esempio, l'osteopata può essere complementare al fisioterapista per sia gestire le cause che hanno instaurato quel dolore, sia gestendo gli adattamenti che quel dolore può aver provocato sulla persona. Infatti, se non sbaglio, per lavorare sul mio collo abbiamo comunque lavorato dal basso. Esatto, perché dalla valutazione osteopatica che ho detto prima avevamo trovato una restrizione di mobilità sia in cervicale, che è dove lei aveva dolore, sia nella zona lombare, e essendo le due lordosi che noi abbiamo lavorato su quelle, e infatti abbiamo visto comunque un miglioramento sia della regione cuccullare sia della zona lombare, dove durante il corso dei trattamenti aveva avuto poi un pochettino di rigidità. Un'altra cosa molto importante è che l'osteopatia si rivolge a tutti: sportivi, bambini, donne in gravidanza, le persone più anziane, comunque non ha un target di popolazione specifica. Esatto. Sul bambino, ad esempio, che solitamente non presenta dei dolori specifici, il lavoro di prevenzione risulta fondamentale, perché un bambino che magari ha una scorretta postura fin dall'infanzia potrebbe essere successivamente soggetto a dolori muscoloscheletrici e non solo, quindi prevenire una scorretta postura potrebbe evitare questi successivi dolori.
Io ho iniziato che sono arrivata qua che avevo un dolore alla spalla, nel senso che quando la spingevo indietro, spesso con un peso in mano, se non controllavo bene il movimento perdevo la spalla e rischiavo anche di farmi male, perché mi rischiava anche di andare troppo indietro. E da lì abbiamo lavorato sulla spalla. Sì, con gli esercizi che lì abbiamo studiato, cioè ha studiato la persona a cui ci siamo affidati, proprio un piano specifico, che quello appunto, ripeto, non è il nostro ambito, perché lì ci sono proprio degli esercizi specifici. Sì, che sono esercizi di rinforzo e di preattivazione, esatto, essenzialmente, per evitare di farmi male durante l'allenamento. Noi come osteopati abbiamo lavorato anche la zona dorsale, perché è molto limitata nell'espulsione, e così da liberare anche la spalla a livello muscolare, sia muscolare che articolare. Abbiamo lavorato sull'anca, perché io ho cioè non so, l'anca mi esce, non mi entra bene il femore, penso, nella... Sì, diciamo che lei ci ha detto che quando portava l'anca in extra rotazione sentiva scrocchiare l'articolazione, e quindi abbiamo lavorato un po' per andare a contenere questo movimento, per evitare che poi portasse dolore. Sì, che purtroppo non è curabile dal punto di vista... Non si può. Esatto. Perché ho i legamenti talmente lassi che... Esatto. Più che altro una cosa che abbiamo fatto come osteopata è andare a vedere i movimenti che Silvia faceva, tipo il dolore lombare a lei è venuto dopo che ha fatto uno stacco. Siamo andati a riprodurre il movimento, abbiamo visto che zone non si muovevano bene e perché quella zona era andata in sofferenza. Quindi quando le abbiamo fatto fare il movimento dello stacco abbiamo visto che la parte sacroiliaca di destra non faceva il corretto movimento, e quindi in base a quello ci siamo orientati anche poi per andare a rivalutare dopo il trattamento se c'era una corretta mobilità. Sì, ed è stato anche molto importante, perché io da ignorante accusavo un dolore lombari. Invece non era assolutamente un dolore lombari, ma esatto, perché era nell'articolazione sacroiliaca, che era comunque la parte lombare è più muscolare, mentre la parte sacroiliaca comunque è un'articolazione. Esatto. Abbiamo comunque cercato di rilasciare la componente muscolare dei lombari, però non era quello che provocava poi effettivamente il dolore e la cattiva espulsione durante lo stacco. Un'ultima cosa è che l'osteopata tratta sia i dolori in fase acuta sia in fase cronica, diciamo che con le precauzioni del caso, perché se un dolore arriva in acuto cerchiamo di non andare a infiammare ancora di più il tessuto, cerchiamo di lavorare attorno per far sì che tutto nel frattempo il dolore si placchi e poi andiamo a lavorarci, mentre nel dolore cronico il trattamento è molto più generale, si basa anche sulle attività, sull'ergonomia, sulla quotidianità della persona, perché molto spesso i dolori cronici sono dati da un circolo vizioso e dobbiamo cercare di interrompere quel circolo vizioso in qualche modo, dando gli esercizi, dando consigli. Perché un dolore alla schiena generico può essere magari mantenuto da una sbagliata postura, e tutti lo sentono dire, però poi magari non si va veramente a esaminare in che cosa consiste la sbagliata postura, perché molti dicono no, devo stare dritto, ma non è neanche vero che bisogna stare troppo dritti, e quindi non lasciare la corretta postura della colonna vertebrale non è neanche giusto. Ogni colonna ha delle sue mobilità, dei suoi adattamenti, ma noi appunto andiamo a dare dei consigli proprio specifici su ogni persona, su come potrebbe adattarsi. È proprio per questo che molte domande che sono state fatte anche a Silvia sul che esercizi ti hanno dato, che cosa consigli, non è molte volte per essere cattivi, ma proprio perché uno stretching lombare lo si può dare, l'esercizio è quello. Il punto è che noi poi lo facciamo fare qua, quindi a lei l'abbiamo fatto fare sul lettino e abbiamo controllato che le altre zone fossero rilassate, che lei avesse preso coscienza di quello che doveva andare a sentire durante il movimento.
perché sennò l'esercizio è veramente fine a se stesso e anzi può andare a provocare dei dolori. Ogni paziente è un sistema a sé stante, non so come dire, il trattamento è soggettivo, quindi non possiamo neanche stabilire il numero di trattamenti precedentemente, esatto, o per una condizione o per una patologia specifica, perché ogni persona reagisce bene o male al trattamento e per noi è fondamentale nel corso dei trattamenti vedere l'approccio più favorevole per il tessuto e l'organismo del paziente. Ma in una visione di prevenzione, quante sedute al mese? Al mese di prevenzione, nel senso se all'inizio solitamente, sì, anche se è di prevenzione, nel senso che la persona viene senza dolore, si rivede dopo una settimana per vedere che cosa ha causato nella persona un trattamento osteopatico. Dopodiché si può rivedere una volta al mese e il mantenimento una volta al mese, una volta ogni due. Nel bambino questo non si fa così ravvicinato, si fa soprattutto nelle fasi di sviluppo. Quindi nelle fasi principali del bambino, cioè, perché è così che lo risistente. Esatto. E la donna in gravidanza anche, ci sono parecchi cambiamenti del corpo e quindi andare a lavorare su determinate aree, che sia la parte lombare, che sia la parte dorsale, va ad aiutare, perché aiuta il corpo ad adattarsi ai cambiamenti, esatto, del pancione. E prepara la donna al parto nel momento in cui deve attuare dei cambiamenti che però magari in quel momento non è pronta a fare. E poi non possiamo dare dei consigli spesso e volentieri molto generici, perché una persona può avere un dolore dorsale e può essere lo stesso di due persone, però magari ci può essere anche una cicatrice o un'operazione che va a mantenere quel dolore. Abbiamo detto disturbo viscerale. Esatto, e noi andiamo a trattare anche questa componente. Esatto. Mi sono trovata furba, eh? Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se siete di Milano, mi raccomando, vi lascio nell'info box qui in descrizione i loro contatti, contattatele. Non lavorano solo su Milano, ma a Busto Arsizio e a Bogogno, che è in provincia di Novara, e se siete di quelle zone trovate tutto lì sotto. Grazie per la visione, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!